I lidi balneari si preparano ad una stagione estiva caratterizzata da incognite e novità obbligate. In attesa di capire le date e le modalità che regolamenteranno la riapertura per l'estate 2020, gli operatori del settore in Campania hanno chiesto lumi al governatore Vincenzo De Luca. Sarà una stagione balneare inedita quanto atipica, in cui bisognerà garantire il rispetto di quelle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria con cui da settimane la popolazione sta facendo i conti. Il presidente del distretto turistico Riviera Salernitana, Alberto Serritiello, assicura la disponibilità di tutti gli operatori del settore ad uniformarsi alle prescrizioni governative, anche se sulle stesse non c'è ancora chiarezza. Al contempo, però, chiede aiuti per un settore che ripartirà con condizioni diverse rispetto al passato e che deve fatalmente mettere nel conto una più che prevedibile riduzione degli introiti. Dal 4 maggio via libera al montaggio delle cabine, ma su tutto il resto va fatta ancora chiarezza. Sarà di sicuro un'estate diversa dalle altre, tra distanze sociali e tuffi solitari. La speranza di tutti è che possa essere vissuta in sicurezza. Il problema ora è avere delle restrizioni dal governo, capire in che misura, in che modi, come aprire, cioè a che distanza, la sanificazione, il controllo delle temperature. Ancora questo ancora non lo sappiamo. Siamo fiduciosi anche perché fortunatamente il nostro clima dovrebbe aiutarci. Certamente ci saranno delle restrizioni, cioè ci saranno delle restrizioni dove ci diranno in che modo montare a 3 metri, a 4 metri, gli ombrelloni, quante persone possono andare, bisogna fare la sanificazione degli ambienti tutti i giorni. Un attimo siamo ancora confusi su questo, però quello che posso dire è che in regione abbiamo avuto la piena disponibilità. Ci siamo incontrati con Cascone, con il consigliere Cascone, quindi l'altro giorno mi sono sentito con l'assessore De Maio di Salerno, del comune di Salerno, quindi siamo pronti, siamo a giorni. Senz'altro a livello economico avremo delle restrizioni, perché in effetti se prima mettevo 100 persone posso mettere 50, quindi sarà un po' dura. Però vediamo se la regione ci dà disponibilità ad aiutarci. Gli è stata fatta appunto una lettera, perché De Luca, il governatore, aveva chiesto dei consigli, cioè appunto gli abbiamo mandato su delle notizie. Poi in più stiamo chiedendo se è possibile avere delle riduzioni, dico tipo abolire il canone, tipo non so, pagare meno contributi, ecco, che poi in effetti noi abbiamo una battigia che è libera, quindi dalle spiagge libere possono arrivare anche negli stabilimenti balneari, quindi andranno governate anche queste spiagge libere. Mo, in che modo è un problema comunale? Mo, diciamo che anche come distretto possiamo essere a disposizione, poi per trovare un modo come aiutarli, che giustamente è dura, cioè un mese dall'apertura, insomma, dall'estate, insomma, è dura dire come con le spiagge come gestirle, però senz'altro troveranno il sistema, oppure ci sarà una vigilanza. Cosa dire? Cioè, è dura, però risolveremo anche questo.